E neanche a trovare l'alimento necessario per crescere, perché questa pseudo madre gli ha dato il latte, lo ha svezzato, lo ha come fosse un cucciolo. Poi, naturalmente, data la grande intelligenza dell'uomo, lui ha subito capito la differenza che c'era fra sé e tutti gli animali che lo circondavano, ed è vissuto, diciamo, ingegnosamente con la grande capacità di costruire la sua abitazione, le sue comodità. Abbiamo visto che si era costruito perfino una specie di doccia, incanalando l'acqua nelle canne di bambù, facendo una lunga serie di canne, in maniera da avere anche l'acqua a portata di mano. Cioè, si è ingegnato in maniera molto, molto pratica, oltre che intelligente. Quando è nata la bambina, e noi sappiamo com'è nata perché il Signore ha preso come incubatrice sempre la stessa femmina, il Signore ha usato uno stratagemma, l'ha fatto scendere in un profondo sonno in maniera che lui si avvicinasse, cioè la femmina si avvicinasse a lui, e in quella circostanza il Signore è intervenuto creando il gamete femminile, cioè l'ovulo, al posto di quello di questa femmina ancestre, in maniera che lo spermatozoo di Adamo e l'ovulo creato immediatamente da Dio creassero la prima cellula di quella che sarebbe diventata la bambina, che poi crescendo era destinata a diventare la sua sposa. Quindi anche la bambina è perfettamente nuova creazione, diciamo, perfetta quanto lo era lui. E in questo il Signore ha programmato tutte le cose perché, fatta la prima coppia, poi la discendenza fosse automatica. Rendo l'idea. Quindi non ci dobbiamo stupire, come qualcuno magari crede, che ci sia stato un incesto perché lui ha sposato in effetti la sua creatura, la sua figlia, perché all'inizio di ogni specie era necessario che nelle prime due generazioni ci fosse l'incesto per mantenere, salvaguardare la purezza della specie. Quindi tutto quello che viene da Dio è perfetto, pulito, non c'è da aver malizia, non c'era neanche bisogno di... Non c'era, sì, nessuna, era tutto naturale, solo che l'uomo, vedendo sta bella bambina e vedendo che quella che l'aveva partorita era, diciamo, un'ancestre, sia pur modificata, più bella, più senza pelo, a differenza delle altre sorelle, bianca di pelle anziché scura, ha pensato che questa fosse la creatura che poteva farne ancora. E lì è nata la malizia, perché lui ha preteso di sostituirsi a Dio, nel progetto di Dio, e usare questa stessa femmina per farsi altri figli. Il Signore gli aveva detto di non avvicinarla perché sarebbe successa una catastrofe nella specie umana.
ma lui pensava che Dio fosse geloso della sua capacità creativa. Lui, vedendo tutta nella natura come a ogni accoppiamento nascevano i cuccioli, ha pensato: io ho generato questa bella bambina, perché poi a cose fatte ha capito che era sua figlia, posso farne ancora, credendo che bastasse l'intervento paterno. Questo si credeva fino a pochi secoli fa. Lui è caduto un po' nella trappola della sua un po' presunzione, perché non ha voluto ascoltare il Signore che gli aveva detto: per carità, non tocchiamo le altre femmine, questa è tua moglie, quindi tu, ogni specie si moltiplichi secondo la propria specie. La Bibbia lo dice per una dozzina e più volte, per rimarcare che era un concetto fondamentale. Perché nella creazione di Dio le specie sono tutte definite, non in mutazione come credono gli evoluzionisti. E noi lo vediamo, perché gli squali sono così da 260 milioni di anni, le formiche sono così, le orate sono così. Voglio dire, tutti gli esseri viventi non sono in cambiamento. Il cambiamento può essere limitato dall'ambiente, nel colore, nella grandezza, ma non nella forma. La specie rimane sempre quella. E lì c'è il patatrac del peccato originale. E noi sappiamo che in quella maniera il figlio che nasce non voluto da Dio, perché Dio non è intervenuto in quell'accoppiamento, perché ormai aveva chiuso la sua opera creatrice, nasce Caino, che aveva l'aspetto degli ancestri e quindi del tutto identico ai cuccioli che c'erano già nel branco. Aveva una sola differenza: la parola. La parola è il segno distintivo che determina l'uomo rispetto agli animali. Quindi anche tutti quegli ominidi che nella storia, che gli scienziati trovano come reperti nei loro studi, nei loro scavi, non li hanno mai considerati uomini perché l'aspetto era, diciamo, di antropoidi, di ominidi, non avevano la caratteristica, cioè gli scienziati non avevano capito che la differenza stava nella parola e quindi non le hanno mai considerate specie umane, invece probabilmente sono proprio le derivazioni che hanno assunto le varie successioni, le varie generazioni, questi gruppi di ancestri che si sono poi raggruppati secondo la maggiore loro somiglianza e hanno formato i vari gruppi, perché quando si uniscono due specie la possibilità di variazioni è infinita. Non ci sono soltanto quelli a metà, ci sono quelli che assomigliano di più a un tipo, all'altro, e quelli che invece sono accentuano un determinato carattere o un altro gruppo, un altro carattere. Quindi finiscono alla fine per essere molto diversi, ma avendo tutti la stessa origine da quella stessa ibridazione. Allora, con questo io diciamo ho dato un riassunto minimo per quelli che non avevano ancora letto il libro, in maniera che potessero almeno orizzontarsi sull'argomento di oggi. E noi vediamo che nel paradiso terrestre c'erano le api, perché Adamo sapeva cogliere il favo per ricavarne il miele. Vediamo che ci sono i polli, perché lo vediamo mangiare le uova. C'era della frutta, mele, c'erano uva, di quelle cose che diciamo abbiamo visto intorno abbiamo visto canguri. Anche questo ha creato un po' di scombino in qualche persona, perché dice: come mai canguri nella zona in cui è nato l'uomo? Perché il Signore ha fatto vedere anche dove è nato.
è nato fra il Mar Nero e il Mar Caspio, in quella zona che oggi è tanto battagliata purtroppo, che era una zona molto ridente, molto fertile, molto ricca. E poi ha anche detto quando. Il Signore ha anticipato di gran lunga diciamo, l'ipotesi che fanno gli scienziati, perché gli scienziati vedono soltanto la rievoluzione dell'uomo, non hanno visto l'involuzione, ma all'origine dell'involuzione c'era la perfezione. Quindi l'uomo è stato creato molto, 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 molto tempo prima e il Signore ha fatto vedere nel contesto una pianura verde, anzi di messe mature, cioè di frumento pronto alla raccolta, che ci ha fatto anche capire che siamo in quella fase delle Eocene che va circa dai 70 milioni di anni sì, da noi fino ai 40 pressappoco, in cui c'era una esuberanza di graminacee, nascevano spontaneamente pianure intere di frumento. Quindi il Signore aveva anche pensato all'alimentazione dei suoi figli. Non li ha lasciati, diciamo, nella povertà, c'era tutto quello di cui avevano bisogno con estrema naturalezza, con estrema facilità. Questa anticipazione della datazione dell'uomo, anche questa crea qualche problema negli scienziati, anzi, senz'altro, ma loro non sanno che prima dell'involuzione, della rievoluzione c'era la perfezione, perché nella concezione dell'evoluzione si è sempre pensato che gli uomini siano andati mano a mano perfezionandosi. In verità, questo è dovuto alla ricostruzione che il Signore sta facendo. E come ha fatto il Signore a ricostruire la specie umana dopo che si era disfatta? Prima eliminando tutte le frange irrecuperabili con il diluvio, lo dice la Bibbia. E finito il diluvio, ha cominciato piano piano la ricostruzione, immettendo in quantità, diciamo, non veloce, ma nel tempo, tante gameti nuovi. Allora, ogni figlio che aveva, diciamo, un recupero rispetto ai genitori era perché aveva un gamete del genitore e l'altro creato da Dio. Quindi c'era a metà strada un miglioramento. E con una serie di miglioramenti lenti e quasi invisibili per l'uomo, perché avvenivano, diciamo, in maniera quasi naturale, la specie si è rievoluta. Non c'è assolutamente la possibilità nella specie di evolversi. Questa evoluzione che tutti gli scienziati notano è dovuta semplicemente a un fatto di intervento del Signore. Allora, no, beh, ne abbiamo un esempio anche nella Bibbia, sono 5, 6, forse anche più i casi di interventi di donne sterili che partoriscono dei figli particolarmente dotati, che hanno una missione. Ne abbiamo visto non soltanto Giovanni Battista, ma abbiamo visto Sara che era vecchia e ormai sterile, anzi da sempre sterile, che nella tarda età ha dato al mondo un figlio. Abbiamo visto che Isacco, no? Figlio di Abramo, chi c'è ancora? Anna con Samuele, poi c'è anche l'altra Anna, la mamma di Maria. Insomma, ce ne sono tanti di casi del genere e tutti avvenuti, diciamo, quasi in sordina per la storia, perché la storia non calcola nemmeno ciò che avviene a livello semplice, quasi invisibile. Allora, partendo da questo punto di vista, noi abbiamo un quadro della
del paradiso veramente bello, perché l'armonia era naturale. Don Guido diceva che il paradiso terrestre non era un luogo definito, era tutta la terra, perché prima che ci fosse il peccato originale, tutta la natura era in armonia con Dio e in armonia con l'uomo. L'uomo ha rotto questa armonia, ma prima non c'erano né pericoli né cose, diciamo, nocive, per cui l'uomo era veramente il re, il padrone di questo mondo. E anche la statura stessa di Adamo e di tutti gli adamiti era altissima rispetto alla nostra, che è così piccola in confronto, perché gli ancestri misuravano in media 1,10 m e l'uomo misurava 2,50 m. Fate conto che è poco meno di questa altezza, di questa stanza. Quindi l'uomo era maestoso, si imponeva con naturalezza di fronte alla natura, oltre che la natura aveva quasi soggezione di lui, non era ostile, era una natura che collaborava. Prima di introdurci negli argomenti più specifici, dato che stiamo parlando anche un po' di genetica, l'abbiamo solo accennata, dato che oggi non c'è nemmeno il professor, il dottor Martelli, allora mi sento quasi in dovere di ricordare le sue scoperte. Lui non ha fatto lo scienziato in questo determinato scopo, ma ha avuto un merito altissimo, illuminato dalla rivelazione di Don Guido, di mettere insieme quello che la scienza aveva trovato e quella che è la rivelazione, e ha fatto due scoperte enormi, secondo me da premio Nobel. La prima, che non ci può essere in natura la riduzione cromosomica, che è il passaggio dai 48 cromosomi che hanno tutte le scimmie ai 46 che ha l'uomo, per un motivo molto semplice, che se noi togliamo un pezzettino solo di cromosoma, non dico di uno, ma solo un pezzettino, non un cromosoma intero, intendo dire, l'individuo che nasce è malformato, è incompleto e molto spesso non ha nemmeno una prospettiva di vita, cioè muore nei primi tempi e non arriva nemmeno alla procreazione, senza contare che quasi sempre sono sterili. Quindi togliere un pezzettino piccolo dagli 48 cromosomi delle scimmie per arrivare all'uomo è una cosa che la scienza non potrà mai dimostrare, perché non è possibile. Quindi lui ha preso da un testo inglese, americano, una tabella che è molto significativa. Vi dico il sunto. Su 100.000 unità di concepiti, dunque un numero grandissimo di concepiti, le monosomie, cioè la mancanza di un cromosoma, sono solo 1.350. Vale a dire, la proporzione è poco più di 1 a 100. Quindi è rarissima. Ma la cosa più importante, di questi quasi tutti vengono abortiti prima di arrivare all'età, prima di arrivare alla nascita. Solo 8 nascono vivi, e di questi 8 molto spesso muoiono prima dell'età fertile. Inoltre le monosomie colpiscono solo le femmine e quindi e non hanno nemmeno gli organi sessuali formati. Cosa dimostra questo? Che il principio stesso della riduzione cromosomica non dimostra che l'evoluzionismo è chiuso in partenza. È impossibile passare dalla specie delle scimmie alla specie dell'uomo, perché non vive. Quindi è un dato significativo, di cui però la scienza non ne parla mai, perché ormai si sono talmente sclerotizzati in questa idea, che è soprattutto quella di eliminare l'intervento divino dalla creazione,
che non lo accettano, quindi hanno una forma mentis riduttiva e non vedono al di là. L'altra grande scoperta che ha fatto dottor Martelli è di aver notato che tutte le sindromi patologiche, le sindromi cromosomiche, sono dovute all'incrocio delle due specie. Perché l'incrocio delle due specie non è che abbia creato soltanto degli individui a metà strada, li ha creati anche con tutti gli organi e tutte le cellule miste. Facciamo conto che una specie chiamiamo A, un'altra specie la chiamiamo B. Questa presenza è non solo negli organi, ma anche addirittura in tutte le cellule. E molto spesso avviene che uno dei due tipi, diciamo, di caratteri combatte l'altro proprio per la naturale predisposizione che il Signore ha messo nelle specie di rigettare quello che non è simile a sé. Quindi la scienza è ancora all'oscuro di questa cosa e non ha preso in considerazione. Per esempio le malattie autoimmuni. Le autoimmuni cosa sono? Sono quelle malattie per cui una parte dell'individuo distrugge l'altra parte dell'individuo e non si capiva perché. In verità è proprio perché c'è la presenza del soggetto A e del soggetto B, che risaliamo volendo al peccato originale, che si combattono fra loro. E ne abbiamo tantissime, comprese le sono tante. Anche le malformazioni più banali possono dipendere da questo. Portava l'esempio della miopia. Nella miopia cosa avviene? Che una parte dell'occhio, del bulbo, cresce secondo lo schema A, l'altra parte cresce secondo lo schema B, l'immagine non va più a fuoco e va fuori fuoco. Si sembrerebbe una cosa banale, no? In verità è un'anomalia del fatto che noi siamo sempre composti di due parti che non sono in armonia, ma ci sono una varietà enorme. Chi volesse poi mi darà anche il suo indirizzo email e io manderò il lavoro di Martelli fatto, diciamo, 2 anni fa. Questo tanto per darvi un chiarimento di il disastro che ha portato al peccato originale. Allora, tornando al paradiso terrestre, noi abbiamo da prendere in considerazione non solo la genesi di Don Guido, ma la genesi della Bibbia, perché noi tutti siamo formati da quella ed è parola di Dio. Scusate, qual è stato il problema per me, e lo è anche per i lettori, che le due genesi paragonate hanno delle diversità. La più evidente qual è? La diversità di Eva. Eva nella Bibbia noi sappiamo che era la compagna di Adamo, ma nella rivelazione di Don Guido qual è Eva? Quella che ha, come lo dice anche la Bibbia, quella che ha commesso il peccato originale con Adamo. Quindi, se il peccato originale è stata la confusione di due specie, quella non poteva essere della specie umana, per naturale conseguenza logica. Ed ecco che Don Guido, dopo aver visto tutte le sue rivelazioni, ha individuato qual era Eva, perché lui chiamava Eva all'inizio la donna, credendo che la Bibbia avesse nominato Eva come la sposa di Adamo. In verità non era lei la sposa, era quella del peccato originale. Capito questo, è già un grande senso di luce, perché ci troviamo di fronte a due femmine che sono state mogli, per modo di dire, di Adamo. Una è la prima, che è quella del peccato originale, la seconda è la donna vera e propria che ha dato alla luce Abel e Seth, perfetti, perfetti come il padre e la madre, mentre la prima ha dato origine a Caino. Noi, tutto il mondo, siamo tutti derivati da Caino. Quindi, perché
Abele è morto subito, poi perché le due specie si sono fuse nel tempo, sono diventate tutte, diciamo, siamo mescolati, tutti. La cosa che è importante in questo discorso è perché la donna è sempre stata colpevolizzata di aver indotto l'uomo a peccare, e questo ha portato tutta la teologia a dare un senso di responsabilità ingiusta alla donna, scavalcando, cioè anzi proteggendo quasi l'immagine dell'uomo che è stato, se vogliamo, ingannato dalla donna. Nicola, vorrei poter approfondire la Genesi mosaica, perché se noi non riusciamo a capire cosa è successo, perché le due Genesi non sono a specchio, è perché una delle due ha avuto dei problemi. E quali sono questi problemi? Quella più vecchia, che non, cioè quella di Mosè, che è stata data giusta, ma l'uomo nella sua, diciamo, imperfezione, con il passare dei millenni, l'ha interpretata, o per cambiamento della lingua o per tanti altri motivi che adesso vedremo, in quella che è arrivata, no, adesso ai nostri occhi, e la leggiamo in tutte le Bibbie. Allora, intanto volevo dirvi, la difficoltà di comprendere la Genesi mosaica deriva soprattutto dal fatto che è ricca di metafore. Cosa sono le metafore? Sono delle espressioni che vengono usate per dire una cosa non usando la parola stessa. Voi sapete la differenza fra le parabole e le metafore? Gesù, anche lui, non parlava apertamente, ma parlava in parabole. E quindi la Genesi invece parla in metafore. Perché? Parlare in parabole vuol dire partire dalla verità attraverso un racconto immaginario, però che trasmette un fatto reale o di comportamento o di rapporto con Dio o rapporto con gli uomini, e quindi la conclusione è reale, ma parla di un fatto immaginario. Mettiamo per esempio quella del figlio del prodigo, è una parabola. La Genesi invece fa il contrario, parte dalla verità che viene nascosta attraverso un velo di espressione in cui si usa un'altra parola per dire quello che si deve dire. Ce ne sono tantissime di queste. Una, la più evidente, albero. Nel paradiso c'erano due alberi al centro, in mezzo al paradiso, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Sono due metafore. Cosa significa? Adesso con Don Guido capiamo queste metafore. L'albero è l'albero genealogico, e abbiamo nel paradiso due alberi genealogici: l'albero della vita, Adamo, la donna, Abele, Seth, non una persona, un albero a tante fronde, tanti rami, ed è della vita. Perché è della vita? Anche gli altri si muovevano, erano vivi. Si intende la vita spirituale, la vita che viene da Dio. Allora, l'albero della vita è Adamo, che è stato costruito, creato, trinitario, corpo, anima e spirito. È tridimensionale, come si può dire in parole semplici, perché non confondiamo l'anima con lo spirito. L'anima è la psiche, è la parte che noi abbiamo, diciamo, invisibile agli occhi, ma che fa parte della nostra natura, che può essere il carattere, la sensibilità, l'intelligenza, eccetera, eccetera. Lo spirito che cos'è? Quella parte che viene da Dio e dà vita spirituale alla persona. Con il peccato originale, Dio ha ritirato la sua
lo spirito dagli ibridi, perché erano tornati a livello animale. Quindi Dio non può dare lo spirito a un animale. Lo chiama nell'ultima rivelazione questo animale di una nuova specie, l'uomo, perché è stato un animale creato dall'uomo, formato dall'uomo, non creato, formato dall'uomo, involontariamente, ma formato dall'uomo, mentre Dio crea. Invece l'albero della conoscenza del bene e del male, che cos'è? È l'albero genealogico che può dare frutti buoni e frutti cattivi. E chi è questo? Eva, cioè l'ancestre, perché ha dato due frutti buoni quando ha messo al mondo Adamo e la donna, non per sua naturale capacità, ma perché ha fatto da incubatrice ai figli di Dio. Ma del male, perché ha dato al mondo Caino, che è stato un frutto sbagliato, cattivo. Ecco che allora si capisce già qualcosa di più. Nel mezzo del giardino, intendendo della creazione, ci sono due alberi che sono i fondamentali per capire la creazione dell'uomo: l'albero del bene, della vita, e l'albero della conoscenza. Conoscere, un'altra espressione metaforica, vuol dire avere rapporti, rapporti coniugali, rapporti generativi. Siccome Adamo ha avuto un rapporto voluto da Dio con la femmina per generare la donna, ma dalla quale la femmina era esclusa come fattrice, era semplicemente l'incubatrice, e l'albero invece è stato un albero del male, quando invece si è unita sempre ad Adamo, ma in quel caso Dio non è intervenuto e sono entrati in fusione i due gameti di due specie diverse. Ecco che allora è nato il male, diciamo male geneticamente sbagliato, non voluto da Dio. E una domanda che spesso mi si fa: come mai gli ibridi, che sono di solito sterili, vediamo i muli per esempio, come mai Caino invece non è sterile? Non è sterile perché la femmina ancestre era stata costruita da Dio, fatta da Dio, come passaggio per arrivare all'uomo, 48 cromosomi, 47 quella, 46 noi, non incompatibile, ma compatibile col genoma dell'uomo, perché se no non avrebbe potuto portare avanti le gestazioni. Quindi lei ha potuto unirsi dando al mondo un figlio che non era sterile, proprio perché era stata strutturata lei in maniera di creare la specie nuova. Ecco, quindi Caino è veramente il nodo grosso del peccato originale. Ma non è la sola metafora della Bibbia, perché ce ne sono in continuazione. Quando si parla di morte e di vita, si dice che i figli di Dio erano immortali, no? Si intende l'immortalità dello spirito, della persona, dell'anima, che era viva con Dio, era in relazione diretta con Dio, perché aveva lo spirito di Dio. La morte è la privazione dello spirito, ma persone che erano vive, cioè Caino è vivo, ma non è vivo spiritualmente, perché Dio non ha messo in lui il suo spirito, perché era un animale, e lo vediamo da come si comporta. Quindi questa è una parola che va spiegata, se no nella Bibbia non ci si intende. Ma non solo, serpente. Il serpente è anche questa è una metafora. Il serpente viene usato, e voi avrete visto qualche vecchia Bibbia in cui si vede l'alberello, i frutti e il serpente che gira intorno. Il serpente non è un ofide, quello della Bibbia. Il serpente è un modo, diciamo, di esprimersi di Mosè, il quale
aveva anche un po' di senso ironico, probabilmente era un uomo così intelligente, che le ha subito dato un soprannome. No, lui non l'ha chiamata dandole un nome, ma un soprannome. Cosa vuol dire il serpente? Intanto nelle lingue semitiche vuol dire Eva, nelle lingue antiche, ma erano anche i lineamenti di questa Eva ancestre che assomigliavano a un serpente, perché voi immaginate questa faccia in cui la fronte era sfuggente, il mento era sfuggente, le labbra arrivavano all'attaccatura delle orecchie, non aveva che un piccolo accenno di naso se non con le narici scoperte. Le orecchie, sì, quelle rimanevano, diciamo, penzolanti, perché le femmine ancestre avevano le orecchie penzolanti e i maschi le avevano come i Doberman, sapete, lanciolate che uscivano dall'altezza dell'uomo, del maschio. Quindi, come ironia, Mosè ha sempre definito questo animale più vicino all'uomo come un serpente, perché aveva proprio i connotati del serpente, aveva i canini più lunghi degli altri denti. E se voi guardate, i serpenti hanno questi due dentini che vengono fuori. Aveva la lingua che, quando lei emetteva un suono, perché non parlava come animale, era lunga e vibrava. Aveva tutto l'aspetto di un serpente. Quindi in Mosè si nomina serpente e stop. E questo ha creato un intoppo per i lettori, perché se non c'era la chiave di lettura di Don Guido, non avremmo mai capito che cos'era questo serpente. È stato identificato come demonio, è stato identificato in tante maniere, ma in verità era la femmina che ha trascinato l'uomo nel peccato, perché lo ha illuso involontariamente di dargli dei figli belli, ma non è che gli abbia fatto un discorso, perché era un animale. Allora, abbiamo già visto qualche esempio di metafore, e non ne troveremo ancora. Per esempio, l'acqua nella Bibbia quasi sempre è il sinonimo di spirito. Vediamo, per esempio, anche in Ezechiele, nel capitolo 47, dove si vede uscire da Oriente un fiumiciattolo, un righianetto piccolo che arrivava alle caviglie, poi sempre più grosso, finché diventa un fiume navigabile. Che significato ha? È lo spirito di Dio che prima era in pochi, poi sempre di più, fino a quando prenderà tutta l'umanità. Cioè, diventa acqua in senso proprio di vita. Dove c'è acqua c'è vita. E perché? E invece la mancanza di acqua che cos'è? La terra asciutta, la polvere, è polvere, polvere, tornerai, vuol dire senza, lo dice ai figli degli uomini, cioè ai figli di Caino, eri polvere e polvere resterai così se non sei redento, cioè senza l'acqua. Questi sono piccoli segni di piccole interpretazioni che possiamo dare. Per esempio, quando il Signore fece l'uomo col fango della terra, cosa vuol dire? Il fango ha già dentro dell'acqua, non è terra solo, è terra bagnata. Quindi ha usato terra nel senso di elementi naturali, materiali. Perché? Perché anche organici, quando era embrione ha mangiato diciamo, gli elementi necessari per crescere, e quindi fisicamente è strutturato come tutti gli elementi della natura che possiamo analizzare attraverso la chimica. Però fango, perché ha dentro anche un po' d'acqua, che è l'acqua dello spirito, ecco perché era fatto di fango. Ma quelli di Geova credono proprio che lui, come un vasaio, lo ha lavorato e poi
gli ha soffiato sugli occhi e l'ha fatto diventare vivente. Sono le metafore che, se non vengono spiegate, riducono veramente a buttare via tutto. Ed è quello che molti fanno credendo che la parola di Mosè non sia parola di Dio. Torniamo a Mosè, che è importantissimo capire una cosa. Voi sapete che cos'è il modernismo? Quella eresia che è nata all'inizio del secolo scorso, in cui si cerca di dare una spiegazione scientifica a tutte le cose di Dio e con i mezzi umani. E quindi si è vista la parola di Dio, diciamo, soltanto con un aspetto superficiale, senza capire in profondità. Allora, il modernismo ha accolto il poligenismo, vale a dire la teoria evoluzionista che vede l'origine dell'uomo come pullulare da tante piccole manifestazioni in tutto il mondo, dappertutto sulla Terra, in tanti continenti si sono evolute queste scimmie fino a quando sono diventati uomini piano piano qua e là. E quindi poligenesi vuol dire nascita più, in più posti, poli vuol dire molti. È un